Quinta giornata, ancora una volta siamo arrivati alle partite serali, si accendono i faretti, Johnny Design sente atmosfera Champions League probabilmente e trova finalmente la prima vittoria. Sfida importante perché era contro l'Officina Saturno, un'altra squadra ancora ferma a 0 punti, arrivati a 3 giornate dalla fine, con la sosta già fatta, questi 3 punti sono veramente importanti. Abbiamo il portiere del Johnny Design, Teramo Jonathan, che ci racconta com'è andata la partita. A parte che il portiere è cotto, non ce la fa più. Comunque la partita è stata lottata fino alla fine, abbiamo sbagliato un paio di cambi nel primo tempo, abbiamo subito 2 gol, un errore mio, un errore anche della difesa. Per il resto poi i miei ragazzi sono svegliati, finalmente era ora e abbiamo portato a casa questo bellissimo risultato. Soprattutto per il morale, non quanto per il risultato ma quanto per il morale della squadra e rimanere alto. Portiere cotto e le statistiche portate dai pagellanti dicono anche però che si è meritato un gran bel voto, quindi vuol dire che è cotto perché ha lavorato bene per la squadra. Un portiere che fa una gran partita e la partita finisce 5-2 vuol dire proprio essere determinanti. Sì, ho fatto un paio di interventi determinanti, un paio di calci punizione, ho fatto una papera nel primo tempo ma mi è servita per svegliarmi il resto. Nel secondo tempo gli ho chiuso totalmente la cerniera, la porta, e ho detto no, adesso basta. E così è stato. Quindi Johnny Design si vuole tenere stretta la Liga, i primi 3 punti. Speriamo. Noi ci mettiamo tutto il cuore, la passione che abbiamo, il morale della squadra, adesso è alto, speriamo di tenerlo per le prossime 3 partite. Grazie. Un augurio allora per le prossime partite. Grazie mille.